La sindrome di Maffucci è una condizione morbosa caratterizzata dall'associazione di condromi multipli con angiomi cutanei. La frequenza è molto bassa. Tutti i casi sono sporadici. È ritenuta possibile un'eredità autosomica dominante a bassa penetranza. Nella prima infanzia, tra 1 e 4 anni, si riscontrano le manifestazioni vascolari, angiomi capillari o cavernosi del derma, della sottocute e più raramente dei muscoli, flebectasie con aspetto di acini d'uva o a grappolo, quasi sempre localizzate agli arti. Nella tarda infanzia e nell'adolescenza insorgono le manifestazioni scheletriche, crescita asimmetrica degli arti, con tumefazioni bernoccolute dovute alla presenza di condromi multipli in corrispondenza delle piccole ossa tubulari delle estremità e, in misura minore, dei distretti epifiso-metafisari delle ossa lunghe degli arti, che presentano accorciamenti e deviazioni angolari. L'intelligenza è normale, la statura definitiva bassa, crescita disarmonica nei due lati del corpo. La malattia evolve fino al terzo decennio, con possibile proliferazione condromatosa di grandi dimensioni, specie all'estremità. Sono frequenti le fratture patologiche e la degenerazione maligna, 30% dei casi. Sindrome di Maffucci. Bambino di 9 anni, portatore di encondromatosi con angiomi cutanei multipli. Stesso caso. Radiotrasparenza di tipo cistico diffusa ai metacarpi e alle falangi con rigonfiamento dell'osso senza interessamento epifisario. Nelle parti molli della coscia, presenza di feboliti nel contesto di emangiomi. Sindrome di Maffucci. Ragazzo di 14 anni. Angiomatosi diffusa. Grave dismetria per accorciamento dell'arto inferiore destro, ginocchio sinistro varo, focolai encondromatosici di vaste dimensioni al collo del femore e alla regione trocanterica destra, alla metafisi inferiore dei femori e alla metafisi superiore ed inferiore della tibia destra.